Dottor Jekyll e Mr. Hyde, questo è il Pescara che esce ancora una volta sconfitto dal campo, ma che dimostra di essere ancora vivo alla vigilia di un ciclo di gare decisivo per il suo futuro. Dopo un avvio disastroso, i ragazzi di Massimo Oddo hanno infatti avuto la forza di reagire contro la Roma, giocando un secondo tempo di sostanza e mettendo i brividi alla formazione guidata da Luciano Spalletti. Domenica prossima all'Adriatico ci sarà il Cagliari e ci vorrà uno stadio pieno per cercare di spingere il Delfino alla conquista di una vittoria vitale. I biancazzurri si presentano l'Olimpico con la difesa a 3 senza gli infortunati Coda, Campagnaro, Aquilani e Gionber. Non c'è neanche Manai, rimasto a Pescara per motivi disciplinari. Caprari acciaccato in macchina. Al centro dell'attacco si rivede Baybeck. Nella Roma Spalletti fa un po' di turnover con Gerson all'esordio al posto di De Rossi. Sugli spalti poco meno di 25.000 spettatori. Inizio shock con Baybeck che si infortuna da solo dopo 2 minuti. Abbandona il campo. Al suo posto entra proprio Gianluca Caprari. Il Pescara accusa il colpo e al settimo subiscono il vantaggio dei giallorossi con Dzeko che con facilità mette alle spalle dell'incolpevole Bizzarri. Il Pescara imbarca e al decimo ancora il bosniaco trova il gol del raddoppio. La formazione adriatica cerca di reagire. Passa qualche attimo e Pepe in area tira debolmente fra le braccia di Szczęsny. La Roma gioca in scioltezza e al ventunesimo è Nainggolan ad impegnare a terra Bizzarri. Il Pescara resta comunque aggrappato alla partita, chiudendo il primo tempo in avanti senza però riuscire a segnare il gol che potrebbe riaccendere le speranze biancazzurre. Nella ripresa si ricomincia con Valerio Verre al posto di Vitturini e questa sarà una scelta indovinata ed illuminata per Oddo, che passa al 4-3-3 e poi al sesto però rischia con Dzeko che va ancora al tiro con la palla che termina sull'esterno della rete. Il Pescara risponde poco dopo con Pepe che davanti a Szczęsny trova la super parata del portiere della Roma, che poi si ripete al 12° con un miracolo sul tiro a volo di Verre. Il Pescara cresce e meriterebbe la rete che arriva al 15° con Memunshai che di rabbia mette alle spalle di Szczęsny, che questa volta non può davvero nulla. Gara riaperta con Spalletti che decide di gettare nella mischia De Rossi al posto di Nainggolan, che prima di uscire ha però il tempo di sfiorare il palo con un tiro pericolosissimo. Il Pescara mette in campo delle buone giocate ma poi rovina tutto con Crescenzi che va a commettere fallo in area su Perotti quando la palla sta per varcare la linea bianca. Dal dischetto lo stesso giocatore giallorosso che va a trasformare il penalty. Un peccato per il Pescara che subisce il gol del 3-1 nel momento di maggiore pressione. Nella Roma poco dopo entra in campo anche Totti e poco dopo il Pescara trova però la rete del 3-2 con l'ex cuore giallorosso Gianluca Caprari. La Roma accusa il colpo e il Delfino crede nel miracolo, anche se al 38° è Bizzarri a negare a Salah il 4-2. Il finale è quasi thrilling, ma il miracolo del pareggio per il Pescara non arriva, anche se al tirar delle somme il 3-3 non avrebbe certo fatto gridare allo scandalo.